Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata del podcast Il resto di Bologna. Io sono Francesco Moroni, giornalista della redazione di Bologna del Resto del Carlino. E oggi parleremo di mobilità del futuro, perché presenteremo l'evento Future Motive Expo and Talks, in programma da giovedì a Bologna Fiere, e lo faremo in compagnia di Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotech, che insieme a noi farà una panoramica generale sull'evento, sul settore e su tutte le sfide e le occasioni che un cambiamento legato alla mobilità verso il futuro può comportare. Buonasera a tutti voi. Benissimo, oggi nel nostro podcast parliamo di mobilità, ma in particolare mobilità del futuro, un futuro però che, come descrivete voi, in realtà è già presente qui tra noi. Assolutamente sì. Allora, Future Motive è uno spin-off di Autopromotech, la grande fiera, quella che prende tutto il quartiere fieristico e che con orgoglio diciamo abbiamo qui in Italia, perché in Italia molti non sanno che c'è la più grande concentrazione al mondo di costruttori di autoattrezzature ed è il secondo paese manufatturiero anche per tutto quello che riguarda i ricambi, componenti per auto. La grande fiera tornerà nel maggio, dal 21 al 24 maggio del 25, perché sì, abbiamo armonizzato il calendario europeo delle manifestazioni e nel frattempo c'è una grande necessità invece di parlare di mobilità, solo che per parlare di mobilità bisogna anche parlare di componenti, attrezzature, sistemi, software che servono per avere questa mobilità, perché noi agiamo sotto un principio di neutralità tecnologica, ma se parliamo di idrogeno, se parliamo di elettrico, c'è la necessità di produrre, di distribuire, di avere i serbatoi di idrogeno, le valvole dei serbatoi, cioè tutto quello che serve materialmente per fare in modo che la filiera sia idonea per l'applicazione tecnica di quello che noi vogliamo per la prossima mobilità. Certo. Lo stesso vale per l'elettrico, questa manifestazione si occupa proprio di questo, cioè futuro, ma inteso come soluzioni pratiche per realizzare questo futuro. E questa è un po' la mission che ci siamo dati. Certo, mi sembra chiarissimo. E ecco, quando si parla di mobilità si parla appunto anche di transizione ecologica, non solo. Quali sono i punti caldi, i temi salienti su cui si concentreranno poi gli incontri, le discussioni, i talk, diciamo, di Future Motive? Ma per essere molto sintetico e chiaro, perché sono tanti, immagino, noi... ovviamente. Sono tanti, ma noi dobbiamo partire da un concetto di neutralità tecnologica, cioè qual è l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere? Avvicinarci il più possibile alle emissioni zero. Certo. Per arrivare a questo risultato, però non dobbiamo essere tifosi, sono tifoso dell'elettrico, sono tifoso dell'idrogeno, sono tifoso del biocarburante. Noi dobbiamo individuare quelle che sono le soluzioni compatibili da un punto di vista ecologico, economico e sociale per poter raggiungere nel più breve tempo possibile, nella maniera più indolore possibile, questo tipo di risultato. Spesso infatti l'industria riesce a trovare delle soluzioni proprio perché tra l'altro in automotive è uno dei settori dove si fa la massima ricerca, che possono riuscire a individuare delle soluzioni che siano ecologicamente compatibili, ma che consentono anche sostanzialmente di avere dei costi e delle situazioni produttive che siano compatibili. Questa è un po' la grande sfida. Spesso infatti ci sono le soluzioni tecnologiche e poi il legislatore norma. Qui a volte invece il legislatore norma sceglie una tecnologia e poi bisogna correre dietro, ma non sempre poi quello che la carta si sceglie poi quello che è più conveniente, anche proprio da un punto di vista ambientale. E anche di questo vedremo soluzioni e dibatteremo in numerosi post, perché ci sono dei convegni di altissimo livello, alcuni addirittura di livello internazionale. Dall'Europa, per citare solo un caso, la più grande associazione europea dei componentisti, che si chiama CLEPA,
tra il primo forum sulla mobilità sostenibile organizzato da lei proprio qui a Bologna all'interno di Futurmoti, ma ne abbiamo decine sul sito. I vostri lettori molto attenti che sono interessati possono vedere veramente un menu straordinario. Chiarissimo, assolutamente. E a Bologna in particolare, ecco, sono arrivo oltre 300 espositori per questo, diciamo, forum a 360 gradi sul settore. Che tipo magari di espositori saranno? Ecco, cosa deve aspettarsi il visitatore che arriverà in fiera? Ma diciamo che noi siamo in questo caso orgogliosi di essere bolognesi, perché qui siamo nel cuore della Motor Valley. La Motor Valley non vuole dire solo i marchi prestigiosi che ci rendono tanto orgogliosi, ma anche un sistema di 16.000 aziende tra fornitori e subfornitori che sono in grado poi di fare in modo che questi marchi siano qui e non da un'altra parte. Quindi noi abbiamo circa 300 espositori, che per una startup, una fiera che alla sua prima edizione è un risultato straordinario. Voi sapete che non è facile organizzare questo tipo di situazioni, e spaziano un po' in tutti i settori, perché si va proprio dall'elettrico, abbiamo anche un mezzo padiglione di colonnine di ricarica molto importante, un parte che si chiama eCharge, abbiamo tutta la parte softwareistica, perché poi quando si parla di autoconnessa, perché si connetta bisogna che ci siano poi dei sistemi che dialoghino tra di loro, con i riflessi anche molto importanti per il consumatore, perché tutte quelle bellissime cose che noi vediamo all'interno dell'auto, che ci consentono non solo di navigare ma anche di prenotare, di fare la manutenzione predittiva, di chiamare le assistenze e quant'altro, e quello che succederà in futuro, sono frutto di studi molto importanti. L'ultima cosa, ma è forse la prima più importante in questi temi, è la sicurezza. Quando si parla di ADAS, quindi di sistemi ad assistenza alla guida, si parla sempre di guida autonoma, come se il risultato finale fosse quello di mollare il volante e dire che bello, dimenticandosi che la macchina della guida, certo. Dimenticandosi invece del fatto che questi sistemi che mano a mano vengono inseriti aiutano a rendere il veicolo più sicuro, perché il fatto che il veicolo riesca a frenare autonomamente in presenza di un ostacolo, piuttosto che ci avverta quando si supera la linea, e tutti questi sistemi che mano a mano diventano sempre più evoluti, fanno sì che l'incidentalità stradale diminuisca tantissimo, e questo proprio grazie a questi sistemi che diventano sempre più evoluti. Adesso tutti noi siamo appassionati di auto, se prendiamo anche un veicolo solo di 20 o 25 anni fa, ci sembra veramente che sia passato un'era geologica. Ecco, tutte queste innovazioni saranno rappresentate all'interno di Futurmotive Expo & Talks, che è appunto dal 16 al 18 di novembre, quindi la prossima settimana, a Bologna Fiere. Certamente. Benissimo, per chiudere, ecco, chiederei banalmente, abbiamo già anticipato come poi Autopromotech tornerà nel 25, diciamo con questo spin-off la famiglia di Autopromotech si allarga ancora, si arricchisce ancora, adesso senza voler fare troppi spoiler, come si può dire in gergo, o anticipazioni, ecco come si arricchisce ancora la famiglia di Autopromotech e diventa sempre più punto di riferimento insieme a Bologna per il settore. Diciamo che le fiere hanno una grandissima importanza anche proprio da un punto di vista di promozione delle aziende del territorio, mentre ovviamente le grandi multinazionali hanno tantissime possibilità di promuovere i propri prodotti, le piccole e medie imprese vedono ancora nelle fiere uno degli strumenti più importanti per poter promuovere i propri prodotti. Noi siamo a base associativa, se proprietari di Autopromo che sono associazioni di categoria, quindi sono imprese sostanzialmente che hanno nelle manifestazioni uno dei loro veicoli più importanti per promuovere i propri prodotti, e da un punto di vista occupazionale l'automotive, in particolare nell'Emilia Romagna, è ancora un settore che dà da lavorare a tantissime persone, e ai noi purtroppo anche la cronaca ci insegna
dove a volte ci sono delle difficoltà, si perdono tantissimi posti di lavoro. Ecco, una delle cose che noi vogliamo fare è proprio aiutare questa transizione anche da un punto di vista economico e fare in modo che le nostre imprese siano e rimangano competitive, tenuto conto che hanno un grosso vantaggio, cioè proprio la loro piccola dimensione, che sono un problema da un punto di vista, come posso dire, della divulgazione, però hanno una flessibilità, una capacità innovativa che spesso le rende leader nei propri settori. Quindi la grande fiera tornerà nel 25 e questa iniziativa sull'innovazione, se andrà come tutti i presupposti lasciano pensare, chissà, magari nel 26, insieme ad altri partner, la vogliamo rendere ancora più importante. Mi sembra chiaro. Una piccola spoiler l'ho fatto. Ecco. Ecco, alla fine sì, ma niente di... anzi, per incuriosire ancora di più gli appassionati. Perfetto, ringraziamo Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotech, e aspettiamo tutti a Bologna Fiera a partire da giovedì 16 novembre. Grazie a voi, vi aspettiamo tutti a Bologna Fiera. Eccoci arrivati alla fine della puntata odierna del podcast Il Resto di Bologna. Ricordo che tutte le informazioni legate all'evento sono disponibili sul sito internet www.futuremotive.com. Ringraziamo i nostri ascoltatori, i nostri lettori, diamo al loro appuntamento giovedì in fiera e a domani per una nuova puntata del nostro podcast.